Ho scelto la data del 22 febbraio 1965, giorno in cui Don Lorenzo Milani consegna alle stampe la lettera di risposta ai cappellani militari toscani in congedo. Che cosa era successo? Che l'11 febbraio 65 i cappellani militari fanno un comunicato stampa che appare il 12 febbraio sulla Nazione di Firenze, nella quale si esprimono contro l'obiezione di coscienza. Vi voglio leggere un estratto da questo comunicato per farvi entrare nel tema insieme a me. I cappellani considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza, che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà. Su questo comunicato, appunto, Don Milani pubblica una lettera famosissima e che rappresenta un punto nodale per alcuni aspetti della vita sociale italiana. Ho scelto questa data per una ragione passionale, nel senso che io sono estremamente appassionato della vita e dell'opera di Don Milani. E perché aggiungo a questo aspetto passionale, legato poi anche al fatto che io sia un uomo di scuola, quindi insomma ho insegnato dalla primaria alla secondaria di secondo grado, ho insegnato in carcere, ho insegnato corsi per adulti, adesso insegno all'università, insomma la scuola è il mio mondo. E anche perché io sono stato un obiettore di coscienza, io ho deciso di servire al tempo, ai miei tempi la leva era obbligatoria, quindi si doveva fare un anno per il servizio militare. Io ho avuto l'opportunità di scegliere tra fare il militare e tra fare l'obiezione di coscienza e il servizio civile, come veniva chiamato e come viene chiamato ancora, e quindi ho scelto di servire la patria per un anno all'interno della Croce Verde e all'interno del comune mio di residenza. E quindi questa esperienza per me è stata importante anche grazie alle parole di Don Milani. Questa data ha cambiato il mondo, o ha cambiato parte del mondo, perché ha dato un impulso straordinario al movimento della non violenza, all'obiezione civile e anche a una valorizzazione della Costituzione, attenzione, da parte di una persona, insomma, non di un laico ma di un prete. Per capire bene il valore e l'importanza storica di questa lettera, io vi vorrei leggere due passaggi di questa lettera ai cappellani di risposta, appunto, a chi credeva che l'obiezione di coscienza fosse un atto di viltà. E queste sono le parole di Don Milani. Certo ammetterete che la parola patria è stata usata male molte volte. Spesso essa non è che una scusa per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo scegliere quando occorra tra la patria e valori ben più alti di lei. Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. E qui Don Milani racconta, fa vedere una serie di appunto episodi bellici in cui l'Italia di fatto offendeva altri popoli. Poi però aggiunge ancora una cosa secondo me molto molto interessante, che è questa. Non discuterò qui l'idea di patria in sé, non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, questo ovviamente è riferito ai cappellani militari che hanno fatto il comunicato, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Queste parole rappresentano una sintesi altissima, appunto, del pensiero della non violenza, di tutto quel percorso che è stata la conquista dei diritti civili da parte degli obiettori di coscienza. Ricordiamo che, oltre a essere, diciamo,
offesi e trattati come vigliacchi, venivano imprigionati, quindi passavano un anno nelle prigioni militari, e per il diritto costituzionale di esprimere la propria opinione, i propri diritti. Ed è stato quindi un passaggio che mette al centro ancora una volta la Costituzione, quindi un momento storico di grandissima spinta verso un progresso spirituale oltre che civile, e anche un episodio che continua a ricordare la centralità della nostra Costituzione e i valori che ad essa dovremmo tutti ispirarci.